Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, io non credo che questo sia un passaggio che possa giustificare un'uscita dal governo, ma non perché non siano questioni importanti, ma perché sono questioni che riguardano una piccola parte della base elettorale leghista. E allora, insomma, non fai una scelta così importante per una piccola parte dell'elettorato leghista, per una piccola parte del tuo elettorato. Ripeto, tutte le mosse sono funzionali alla campagna elettorale, anche lo stesso impuntarsi o comunque diciamo portare avanti da parte del PD la cannabis e lo Ius Core, sapendo benissimo che non hanno i numeri per portarlo a casa in questa legislatura, sono mirati alla campagna elettorale. Evidentemente il PD ritiene di avere fra i propri elettori i figli degli immigrati e i consumatori di cannabis, che molto spesso peraltro coincidono, e quindi giustamente difende gli interessi del proprio elettore, ma non è che lo porterà a casa. Allora, io non credo che il consumo di cannabis, che può essere considerato anche una piaga per la società, riguardi soltanto i figli degli immigrati, però la questione di fondo rotta è... No, non soltanto, però in parte sì, no? Certo. Non soltanto, ma in parte sì, allora, cioè, no, cioè ci sono dicendo? Delle statistiche, no, sui ma reati di spaccio, chi ne è responsabile. Ma le lascio rispondere, ma Rotta, però... Sì, infatti, con lo spaccio detto, l'immigrazione non c'entra nulla, mi scuso, lo spaccio viene fatto nei confronti di centinaia di migliaia di ragazzi spacciano, che nei sono conventi, i compagni di scuola, nei supermercati, dei nostri ragazzi, nelle università, nei politecnici, non hanno ancora i loro una per volta vedo Pasquino che si sta divertendo davanti a questo duello, però restiamo un momento, sono tutti i dati, mi scusi, a me dispiace, ma lo spaccio avviene nelle periferie ad alta densità di immigrazione. Risponda su punto adesso, ma non solo sulla provocazione, Rotta, la prego, risponda sul punto a Senaldi perché ne ha diritto, ma non solo sulla provocazione, sta dicendo utilizzate temi per voi nobili come la difesa dei diritti civili eccetera banalmente come delle bandierine, perché non sarete in grado di mandarle in buca con questo Parlamento e alla fine della legislatura. Rotta, e poi arrivo da Pasquino. Sono norme di civiltà che attendono da troppo tempo. La società è più avanti di noi. Si tratta di, visto che, voglio dire, uno degli argomenti, mi piacerebbe invece proprio la controrisposta da parte della Lega, forse qui interpretata da qualcuno. Io non capisco chi è così forte della propria identità, come rivendica certa parte della destra, che paura abbia a riconoscere dei diritti ad altre persone che fanno il loro dovere nel nostro paese, che molto spesso sono nati qui e che quindi hanno diritto anche ad avere dei diritti. Noi, e le rispondo ancora sul merito, visto che questa è la domanda, abbiamo mai forse minacciato l'uscita dal governo o di far cadere il governo come hanno fatto altre forze politiche? Io non credo. Noi stiamo combattendo per una battaglia che crediamo legittima. Non certo, diciamo, non accettiamo le provocazioni che vengono fatte a Senaldi, che reputo vergognose, nei confronti di ragazzi spesso sono negati dei diritti di cercare il posto di lavoro, dei diritti della mensa, come aveva fatto l'ex sindaca di Lodi. Vorrei dire che per i ragazzi italiani così, per così dire, potevano andare alla mensa e altri no. Quindi la strumentalizzazione da parte della Lega farà il suo mestiere, ovviamente noi non la condividiamo e la condanniamo. Mi chiedo però, e davvero questa dovrebbe essere la domanda che si fanno i partiti, e vedo che qualcuno all'interno del centrodestra ha detto che è una battaglia di civiltà, mi riferisco ovviamente alla deputata Polverini, mi chiedo che cosa tolga, allora, cosa tolga non dare solo, dei diritti legittimi alle persone. Non solo, perché non solo la Polverini in via solitaria ha detto che voterà quel provvedimento, ma ieri Silvio Berlusconi, tra poco ci arriviamo, a seguito di una riunione a Villa Certosa ha detto delle parole ben precise. Però procediamo con calma.